Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: ad Amici di Maria De Filippi, uno degli allievi della scuola è scoppiato in lacrime, stiamo parlando di uno dei cantanti più amati di questa edizione. Ad Amici di Maria De Filippi, negli ultimi giorni, la produzione ha dato modo al pubblico di conoscere meglio uno dei concorrenti più amati di questa edizione. E, purtroppo, è venuta fuori una scena molto triste, quasi drammatica. Il ragazzo è scoppiato a piangere. Arrivata una confessione abbastanza straziante. Spesso, si vede solo il lato superficiale di ogni persona, personaggio, televisivo. Siamo abituati a vedere solo l'immagine vincente, ignorando che però ognuno ha una parte interiore che talvolta può rivelarsi invece sofferente e provata. Amici di Maria De Filippi, il crollo di Arn. Stiamo parlando di Arn che, tra le altre cose, è anche il più giovane di questa 22esima edizione del programma. Durante uno degli ultimi daytime mandati in onda, Arn è crollato in un pianto disperato. Di recente ha dimostrato più volte che, dietro la sua facciata da duro, si nasconde un ragazzo fragile con una sensibilità incredibile. Proprio per questo motivo la sua coach di canto ha provato a scavare un po' di più durante una lezione e, proprio a questo punto, il cantante con la voce più profonda di questa edizione si è lasciato andare ad un pianto disperato. Non mi sento voluto bene, e forse è una mia fissa, io ce l'ho sempre avuta, ha confessato il ragazzo parlando con la sua coach di canto, tra le lacrime. Vorrei ricevere amore, vorrei anche darlo. Mi sento solo, forse non solo, non mi sento voluto bene. A questo punto, la coach gli ha domandato: secondo te i tuoi compagni in questi mesi cosa hanno capito di te? A questo punto, il ragazzo non ha esitato a dare una risposta. Poco o niente, forse piccolo, che parla di più con me, ha capito quella che è la cosa più importante, ha capito quanto alla fine io sia buono. A quel punto la coach gli ha dato un consiglio, ovvero quello di spiegarsi meglio per far capire chi è Arn. E poi gli ha chiesto di spiegarlo a lei. Arn? Lui è un po' fragilino a volte. Spero di essere buono. Qui dentro però ho davvero tanta paura. E forse cerco di andare d'accordo con chiunque perché cerco l'amore di tutti. Sono qui per mio padre. Perché gli voglio bene anche se non glielo dico. E quando me lo dice lui al cellulare io riattacco, ha confessato il cantante tra le lacrime. Non so se riuscirò mai ad essere come è lui. Non è vero che qualcuno ti vuole bene se ti capisce, ti vuole bene quando si impegna a farlo. E mio padre non mi ascoltava mai, ora vorrei dirgli di darmi una mano. Non sono bravo a fare le battaglie. Le persone dicono canta che ti passa. Ma che passa? Insomma, a quanto pare, il cantante di Amici ha un dolore dentro che è legato ad una situazione familiare. In effetti, molti ragazzi vivono situazioni simili. Rapporti conflittuali, incomprensioni, parole non dette. E, inevitabilmente, ogni episodio si trasforma in un boccone amaro da mandare giù. Si finisce per rimuginare sul passato e si ha paura del futuro. Così scatta l'ansia, il malessere, il sentirsi inadeguati in certe circostanze. Non è una sensazione che prova soltanto Arn. Per quanto possa ignorarlo, di sicuro, non è il solo a soffrire per questioni simili. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.